È arrivata la conferma da parte degli inquirenti che quello che si era solo ipotizzato nei giorni scorsi è realtà, ovvero la presenza di un aretino negli scontri di Roma avvenuti sabato scorso alla sede nazionale della CGIL. Si tratta di un 59enne, LF, un volto noto alle forze dell'ordine. La Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta e che ha già portato alcuni arresti nelle ore successive all'attacco alla sede della Camera del Lavoro nella capitale, ha individuato l'aretino nelle numerose riprese video di quel pomeriggio controverso, ricco di episodi ancora da chiarire, oggetto anche del dibattito parlamentare col ministro Lamorgese e di quelli di alcuni talk in TV nazionali. L'uomo nelle immagini sarebbe stato presente all'interno della sede della CGIL e all'entrata con una bandiera dell'Italia in mano. L'orario coinciderebbe con gli stessi minuti in cui i manifestanti a capo del corteo, tutti riconducibili solo ad ambienti di Forza Nuova, si trovavano a devastare gli uffici della sede del sindacato. Tra le persone presenti in quel momento, la procura ha individuato e arrestato nelle ore successive il segretario nazionale di Forza Nuova, Fiore, e quello romano ormai noto, Giuliano Castellino. Nelle loro vicinanze si trovava anche il 59enne di Arezzo, che al momento è solo indagato.